Era il 3 gennaio del 2020 quando a Potenza, nella gremita sala stampa del Viviani, si cominciò a parlare del progetto Lions Arena, quella che di lì a breve sarebbe diventata, nell'immaginario collettivo, la nuova tana dei leoni rossoblù, ideata nell'ex area della Cipzone. Lo strepitoso rendering, frutto di 2 anni di lavoro dell'ingegnere Antonio Sarricchio al fianco del presidente Caiate e della sua visione, lasciò di stucco gli addetti ai lavori per l'imponenza di tale progetto e la bellezza di un'idea che, se fosse stata realizzata, sarebbe stata un vero e proprio fiore all'occhiello per la città. L'opera prevedeva 10 ettari e mezzo, dei quali circa 8 oggetto dell'intervento di edificazione diviso in 2 comparti, uno dedicato allo stadio e un secondo alle attività di contorno legate al business. Una capienza di 12.800 posti a sedere partendo da una base modulare di 9-10.000 posti, completamente coperti. Un impianto fotovoltaico sviluppato per circa 7.000 metri quadri con l'applicazione delle tecnologie per l'efficientamento energetico e del riciclo dell'acqua piovana, almeno 1.000 posti auto disponibili, e un investimento completamente privato di 40-50 milioni di euro in project financing. Ovviamente, come ben tutti sanno, da allora il terreno regionale non è mai stato concesso e l'idea Lions Arena tramontò, così come l'entusiasmo dei tanti potentini e della società che ottennero come risposta a tali richieste il più assordante dei silenzi. Ma in questi giorni a scaldare il cuore dei tifosi rossoblù è stata la notizia di un presunto ritorno di fiamma sulla costruzione del nuovo stadio, situato non più sul terreno regionale della CIPZO, ma nell'area comunale di Bucaletto. La storica area potentina, che aspetta una riqualificazione totale dal lontano terremoto dell'80, sarebbe stata ritenuta un'area strategica da parte del comune di Potenza per la sua vicinanza alle uscite autostradali e per diverse tematiche logistiche che risolverebbero la triste vicenda prefabbricati. Il comune di Potenza sembrerebbe pronto a mettere a disposizione quest'area per eventuali investitori privati, a condizione che tali imprenditori depositino ufficialmente una dichiarazione di intenti sulla realizzazione dello stadio nella zona individuata. Non un fondo svizzero bis con annessi chiacchiericci sterili dunque, ma un'operazione che dovrà avere alla base la trasparenza e la volontà nel riqualificare, dopo anni di promesse, un quartiere tanto vasto e densamente popolato. Stando alle voci di corridoio, il vicepresidente Maurizio Fontana avrebbe già presentato in comune un privato con il chiaro intento di voler realizzare lo stadio e investire in una zona che, se ben sfruttata, potrebbe passare dall'essere una ferita ancora aperta del tragico terremoto dell'80 a fiore all'occhiello della città, segno di progresso e programmazione per una città che da questo punto di vista ha sempre faticato e non poco. L'area dovrebbe ospitare un progetto simile a quello della Lions Arena, ideata per la CIPZO, con annessa area commerciale e complesso sportivo in grado di ospitare anche altri tipi di manifestazioni. Parrebbe inoltre che la domanda e la manifestazione di interesse di questo privato potrebbero addirittura essere protocollate entro un mese, con il comune di Potenza che dovrà verificare la fattibilità dell'operazione e eventualmente acconsentire all'inizio di quello che sarebbe una svolta epocale, non solo per la città, ma per l'intero territorio che potrebbe contare finalmente su una struttura sportiva e commerciale all'altezza, come in altre regioni. L'investimento privato, così come in tutte le città lungimiranti d'Italia, deve essere visto come opportunità e non come occasione per polemizzare o intaccare il lavoro di altri per un mancato ritorno personale. Nell'attesa della costruzione della Lions Arena potrebbe esserci un probabile stanziamento di 5.800.000 euro per la sistemazione di alcune criticità del Viviani, tra cui la copertura di tutti i settori e l'aumento della capienza attraverso la creazione di una nuova curva, tutto ciò attraverso fondi ai quali sta provando ad accedere il comune. Ben venga il recupero temporaneo del Viviani, il nuovo stadio e il centro commerciale. E a chi vede ciò come una minaccia per i piccoli negozi della città, ricordiamo come andare nel fine settimana a comprare nel Salernitano o zone extraregionali non agevolerà l'economia locale, anzi dimostrerà l'incoerenza di tale discorso e finirà per precludere un'alternativa e punto di ritrovo commerciale per Potenza e per l'intero territorio lucano. Dato spesso sottovalutato, ma non meno importante, gli sbocchi lavorativi che potrebbe offrire tale operazione in un territorio restio a dare possibilità ai più giovani e a chi voglia anche solo ipotizzare di pianificare un futuro in questa regione. Certo, non saranno lo stadio o un centro commerciale a risolvere i problemi di questa terra, ma potrebbero seriamente rappresentare il punto di svolta per una regione spesso troppo ancorata al passato, poco propensa a pianificare il futuro e incapace di valorizzare il proprio territorio, finendo per diventare terra di transito dei tanti giovani lucani scoraggiati da un futuro apparentemente poco roseo e incerto. Lo stadio, quindi, non sarà solo il capriccio di alcuni, ma un vero e proprio punto per rilanciarsi nell'anno di città dello sport 2021 e per rimettersi al passo con il resto d'Italia. Affinché Potenza e la Basilicata non siano più terre di incertezze e delle promesse mancate,
affinché i lucani possano rialzare la testa e non sentirsi più una regione dove futuro, infrastrutture e intrattenimento sono sempre più latitanti. Potenza e la Basilicata spalanchino le porte al progresso e al benessere della collettività, per non rendere tutto questo l'ennesimo miraggio lucano.